Quando si parla di campagna elettorale, insomma, i nostri cittadini non la vedono tanto bene, sono tutti arrabbiati perché l'economia non si è smossa, insomma, perché i malesseri nel mondo civile e del sociale coinvolgono tutti, insomma, c'è tanta preoccupazione. Però siamo in campagna elettorale e voi dell'UDC con questo cuore, un logo che vuole trasmettere qualcosa, certo. E con la tua organizzazione qui assessore incontrate il ministro Delia per parlare di cosa? Intanto devo precisare che è una coincidenza quella della campagna elettorale, perché questa è un'iniziativa che già meditiamo da un po' di portare avanti, perché ci siamo soffermati molto all'analisi del voto delle politiche e abbiamo capito che c'è tutta una fetta di popolazione che si è allontanata dalla politica, non andando poi a votare di fatto, perché delusa da tante cose. E allora io credo che il primo obiettivo che ci proponiamo è quello di riacquistare credibilità nelle persone. Infatti il tema che noi portiamo avanti è innanzitutto il recupero di quei valori che sono proprio del Partito Popolare Europeo, ecco perché è il cuore che ci ricorda il gruppo del PPE, i valori della famiglia, i valori della sana imprenditorialità, i valori della morale che supera la politica e supera anche l'economia, la morale come trade union e come base di partenza di tutti i nostri ragionamenti, perché solo partendo dalla salvaguardia dei nostri principi morali poi si possono affrontare le diverse situazioni economiche, le crisi che vanno, che vengono, i partiti politici che ci sono, non ci sono, ma l'importante è tenere fermi i valori morali, che sono quelli che poi contraddistinguono il nostro essere umano. Tu parlavi di credibilità giustamente, ma il passaggio di Casini così immediato di nuovo con Berlusconi non suona per il vostro, diciamo, come dire, il vostro utente politico come una cosa un po' da tradimento? Insomma, l'anno scorso c'è stata una battaglia dura contro il centrodestra, contro Berlusconi, e in Sicilia, insomma, l'UDC ha fatto squadra con Crocetta. Oggi, insomma, è un po' ambigua questa cosa. Ma io credo che ci sia, non c'è nessuna ambiguità, perché credo ci sia un fraintendimento, credo, perché l'intendimento di Casini era quello di fare chiarezza sul fatto che l'UDC è tradizionalmente nell'area moderata di centrodestra, che poi in Sicilia ci sia un'alleanza per un programma elettorale, per una persona. Vorrei ricordare che Giampiero D'Alia è il primo che ha scommesso sul presidente Crocetta e che da quando lo ha candidato alla presidenza della regione non ha mai avuto un attimo di titubanza. È rimasto sempre fermo proprio perché ha creduto in una persona che potesse portare avanti un progetto nuovo per la Sicilia. Questa è sicuramente un'alleanza sulla persona, sul presidente Crocetta, su un programma di governo. Diverso è chiaramente, diversa è l'origine dell'UDC, che naturalmente si pone nell'area centro-centrodestra e quindi in quella del Partito Popolare Europeo. Ma tu sposi l'idea di Casini, lo sposi sul serio, cioè ci credi vero su questo accordo col centrodestra a Roma? Io non credo che Giampiero questa cosa, insomma, l'abbia preso, Giampiero Delia abbia presa bene bene. Allora, secondo me non è stata manco pensata con la base siciliana. Noi abbiamo il dovere di fare chiarezza che la nostra posizione naturale è appunto quella del centrodestra e quindi quella del PPE, che è la nostra collocazione naturale, nessuna discrasia. Invece con Crocetta vi parlate ancora, tutto a posto, ora ci sono, certo. C'è bruttaria con l'UDC. Perché è bruttaria? No. Io credo che l'UDC abbia sempre tenuto nei riguardi del presidente Crocetta una posizione di critica costruttiva laddove c'era bisogno di critica, di appoggio incondizionato quando invece non c'era motivo di criticare. Quando si è sulla stessa linea va benissimo, quando si ritiene che bisogna magari aggiustare qualcosa nel percorso che si sta portando avanti al fine di raggiungere l'obiettivo comune, comunque di rompere i vecchi schemi e di migliorare la nostra isola, io credo che non ci sia niente di strano, ma che anzi la critica a scopo costruttivo sia assolutamente un elemento positivo della nostra presenza al governo. A Roma con Berlusconi, insomma, Casini si è aperto subito alla Forza Italia, al centrodestra. In Sicilia voi continuate a lavorare invece con Crocetta? No, la questione è un po' diversa, nel senso che noi siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale importantissimo, che è quello delle elezioni europee. Il Parlamento europeo nel prossimo mandato sarà un Parlamento chiamato a scelte importanti, soprattutto per le politiche degli Stati membri e soprattutto per le politiche che riguardano i giovani e la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno. Bisogna organizzare forze politiche europee,
Nello scenario del Parlamento europeo c'è il Partito Socialista Europeo a cui è aderita il Partito Democratico, noi siamo nel Partito Popolare Europeo, abbiamo il dovere come UDC di lavorare all'aggregazione di tutte le forze che riconoscono un'area alternativa al Partito Democratico e che questo possa avvenire costruendo qualcosa di nuovo e di diverso da ciò che ci ha consegnato il bipolarismo della Seconda Repubblica. Questo è il lavoro che dobbiamo fare e che stiamo facendo anche promuovendo queste iniziative sul Partito Popolare Europeo che vedono insieme persone che vengono anche da estrazioni politiche diverse, da movimenti e da partiti diversi o che non si identificano in questo o in quel movimento politico, perché noi abbiamo un dovere che è quello di costruire in Italia un sistema politico normale in cui la stabilità di governo e la efficienza del governo sono la regola e non l'eccezione. Ministro, ma per fare chiarezza anche con chi è simpatizzante con l'UDC, ma Casini prima di quella dichiarazione ha mai sentito la base, insomma i suoi uomini? Noi, noi faremo il congresso nazionale del partito la prossima settimana. Le dichiarazioni che ha fatto Casini non sono diverse da quelle che fanno tutti i dirigenti del partito e che riguardano il forte ancoraggio al Partito Popolare Europeo dell'UDC e la necessità di partire da questo per ricostruire un nuovo sistema politico in Italia. Quindi non credo che ci siano né grandi difficoltà né grandi problemi. Con Crocetta noi abbiamo un patto che abbiamo fatto ad ottobre scorso e l'abbiamo fatto per un progetto di cambiamento della regione. L'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto col Partito Democratico. L'UDC non è mai stato e mai sarà un partito di centrosinistra, per cui capisco che siamo un alleato scomodo, ma questo siamo e chi ci vuole deve apprezzarci per quello che siamo. Oggi abbiamo fatto un comitato regionale dell'UDC molto partecipato, con una discussione approfondita, siamo tutti candidati, si valuteranno nelle varie province le persone che possono al meglio rappresentare questa forza politica.